Brandon James Fraser è un attore statunitense con cittadinanza canadese. È divenuto famoso al grande pubblico per aver interpretato Rico O'Connell, protagonista dei tre film Colossal, La Mummia, La Mummia, Il Ritorno e La Mummia, La Tomba dell'Imperatore Dragone. Figlio di un funzionario del servizio estero dell'ufficio del turismo del governo canadese, durante l'infanzia e la gioventù si trasferì spesso con la famiglia al seguito del padre. Ha vissuto a Detroit, Seattle, Ottawa e anche in Europa, prima nei Paesi Bassi e successivamente in Svizzera. La prima performance teatrale professionale di Fraser ebbe luogo in un teatro del West End di Londra. Iniziò a recitare all'Upper Canada College di Toronto, per poi concludere gli studi di drammaturgia al Cornish College of the Arts di Seattle. Dopo aver preso in considerazione l'idea di continuare gli studi in Texas, si fermò a Hollywood. Dopo aver recitato in un paio di film per la televisione, esordisce sul grande schermo nel 1991 con Dogfight, una storia d'amore. Grazie al bel aspetto e alle sue doti, Fraser si dimostra il protagonista ideale di film come Scuola d'Onore, Il mio amico scongelato, Un pezzo da 20, 110 e Lode, Airheads, una band da lanciare e Scambio di identità. Nel 1997 ottiene la popolarità interpretando il protagonista di un successo della Disney, George Re della Giungla, versione live action di un popolare cartone animato statunitense. Il film lancia la carriera di Fraser. Nel 1998 rivela inaspettate capacità interpretative nel crepuscolare Demoni e Dale, e l'anno successivo prende parte al Colossal, La Mummia. Sempre nel 1999 è protagonista nel film Sbucato dal passato. Seguono altre pellicole dello stesso genere, alcune tratte ancora da serie di cartoni animati, come Dudley Do Right e Monkey Bone, nel quale interagisce con cartoon di vario genere. A queste si aggiungono Indiavolato, remake di un film degli anni 60 e il sequel La Mummia, Il Ritorno. Tra il 2002 e il 2004 partecipa come ospite a tre puntate della serie televisiva Scrubs, Medici ai primi ferri. Nel 2003 torna a interagire con personaggi del mondo dell'animazione in Looney Tunes, Back in Action, mentre nel 2004 dimostra ancora una volta di poter interpretare ruoli drammatici in Crash, Contatto Fisico. Durante il 2008 recita nel film Inkheart, La leggenda di Cuore d'inchiostro, Viaggio al centro della Terra 3D e ritorna nei panni di Rico O'Connell nel terzo film della Mummia, La Mummia, La tomba dell'imperatore dragone. Nel 2019 è nel cast principale della serie televisiva Doom Patrol, basata sull'omonimo gruppo di supereroi della DC Comics e distribuita in Italia da Amazon Prime Video. Interpreta Clifford Cliffsteel / Robotman, un membro della Doom Patrol ed ex pilota di auto da corsa, il cui cervello è stato inserito all'interno di un corpo robotico dopo che un incidente ha distrutto il suo. Egli dà anche la voce al personaggio nella versione originale. Nel 1993 incontra l'attrice Afton Smith. Legati sentimentalmente da allora, si sposano il 27 settembre 1998. Hanno tre figli, Griffin Arthur, Osdon Fletcher e Leland. La coppia ha divorziato nell'aprile 2008. Nel febbraio 2018 l'attore ha accusato l'ex presidente della HPFA Philip Burke di molestie sessuali nei suoi confronti avvenute nel 2003, sostenendo che a causa di questo accaduto aveva deciso di ritirarsi dalla vita pubblica e declinare varie offerte di lavoro. Nelle versioni in italiano dei suoi film, Brandon Fraser è stato doppiato da Grazie per l'attenzione. Iscriviti al canale.